tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Otto morti alla casa di riposo di Offida, arrestato un infermiere accusato di somministrazione indebita di farmaci, l'allarme lanciato da una operatrice sanitaria. Rissa sul lungomare di Pesaro, arrestato un 32enne. Ai domiciliari, per lesioni in famiglia, va a cena da parenti, 48enne di San Lorenzo in campo, arrestato dai carabinieri. Detenuto aggredisce un agente nel carcere di Pesaro, giovedì a Villa Fastigi, sit-in di protesta del sindacato di polizia penitenziaria. Damiano Bartocetti, confermato presidente provinciale dell'Umbria, a Fermignano la prima assemblea d'Italia delle Pro Loco dopo l'emergenza coronavirus. Tra poco in diretta, primo cittadino ospite negli studi di Fano TV, il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Partiamo e cominciamo dalla cronaca. I carabinieri hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Ascoli Piceno nei confronti di un infermiere in servizio nella casa di riposo di Offida. L'uomo è indagato per 8 omicidi volontari premeditati e 4 tentati omicidi ai danni di anziani ospiti della struttura. Si tratta di fatti avvenuti tra il gennaio 2017 e febbraio 2019, che l'infermiere avrebbe commesso con ripetute somministrazioni indebite di farmaci per dosi e tipologia non previsti, controindicati con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla sua professione. Secondo la Procura, nella RSA di Offida c'è stato il doppio dei decessi rispetto alle altre due strutture del territorio. Le indagini erano partite nell'autunno del 2018 dalla segnalazione di una OS alle forze dell'ordine. E invece i carabinieri di San Lorenzo in campo hanno arrestato per evasione un 48enne del posto, già ai domiciliari, per i reati di lesione e maltrattamento in famiglia ai danni dell'ex coniuge. I militari, dopo aver suonato al campanello dell'abitazione per un controllo, non lo hanno trovato in casa. Così hanno atteso il rientro dell'uomo, avvenuto solo nella tarda serata, ben oltre l'orario previsto dal permesso accordato per motivi di lavoro, e lo hanno tratto in arresto. La sua giustificazione è stata quella di essersi recato a cena a casa di parenti. Questa mattina è stato sottoposto ad udienza di convalida con rito direttissimo. Il 48enne è tornato ai domiciliari con una condanna ulteriore a 8 mesi di reclusione. E c'è stata una rissa in questo ultimo fine settimana a Pesaro. Nel mirino un gruppo di ragazzi, è stato arrestato un 32enne per resistenza a pubblico ufficiale. Vediamo. E sono specialmente quando c'è le feste, c'è questa invasione di mezzi vandali che in effetti fanno un po' di baccano. I residenti vicino a Piazzale D'Annunzio a Pesaro sono esausti di assistere all'ennesima rissa di gruppo di regolamento dei conti, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa nel piazzale della zona mare di Levante. La terza negli ultimi fine settimana che ha visto coinvolti dei ragazzi di età compresa tra i 17 e i 21 anni e un 32enne pesarese. Quest'ultimo ha iniziato a provocare i ragazzi seduti a un tavolo di un locale nelle immediate vicinanze. Il provocatore ubriaco ha scatenato una reazione dei giovani. Uno del gruppo non ha accettato gli insulti ed è iniziato subito il caos. La colluttazione tra i due è avvenuta in pochi istanti. Ad avere la peggio è stato il giovane, che ha ricevuto diverse botte dal 32enne. Poi non sono mancati spintoni e altri ragazzi sono scappati. All'arrivo delle forze dell'ordine, già in allerta e appostati in zona in Borghese, il 32enne è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, dal momento che anche lo stato di fermo non è stato semplice con la reazione dell'uomo, che ha resistito con forza all'ingresso in auto della polizia. Non solo
piazzale D'Annunzio è stato teatro di spiacevoli episodi dei weekend dopo il lockdown. Alcuni gestori di stabilimenti balneari ci riferiscono che spesso accadono atti vandalici da parte di un gruppo di ragazzi. Purtroppo abbiamo subito degli atti vandalici, e come cabine rotte, ombroni sradicati, bidoni rotti, e questo è veramente brutto quando arrivi la mattina e trovi questo disagio, questi problemi, questi ombrelloni rotti. È una cosa che non deve succedere, dai. Dobbiamo raccogliere bottiglie di vetro, cicche, bicchieri di plastica che i locali qui sopra forniscono ai clienti, e purtroppo danno da bere, danno bottiglie di vetro anche dopo l'orario consentito di vendita, e quindi per noi questo è un grande disagio. Lei ha presentato anche un esposto particolare? Noi abbiamo presentato degli esposti, non uno solo, ma anche gli altri anni. Noi siamo 3 anni che siamo qui e abbiamo presentato degli esposti a prefettura, questura, ma finora non abbiamo ricevuto risposte. La situazione attuale, ci dicono i proprietari delle attività, è diventata insostenibile e lanciano a questo proposito un appello. Quello che magari si chiede sarebbe opportuno o una chiusura delle spiagge dall'orario di chiusura dello stabilimento, quindi da mezzanotte fino alle 6, o un controllo, diciamo, più deciso delle forze dell'ordine, affinché comunque sia vigilassero anche sulla spiaggia di notte, che comunque sia è un'area pubblica. Ennesima aggressione al personale di polizia penitenziaria che lavora nelle carceri delle Marche. Ieri un detenuto ha aggredito e colpito ad una mano e ad un braccio un agente in servizio nel penitenziario di Pesaro. L'uomo, che pretendeva di fare la doccia in un orario non consentito, ha anche inveito contro il collega del poliziotto preso di mira, minacciando lui e la sua famiglia. L'agente contuso è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Dopo l'ulteriore episodio di violenza, il sindacato si mobilita per protestare giovedì mattina davanti al carcere di Villa Fastiggi. Il SAP, infatti, denuncia da tempo l'inadeguatezza della dirigenza pesarese, di cui sollecita l'avvicendamento. E adesso parliamo invece della situazione dei centri diurni per disabili. Il Comitato dei Genitori annuncia delle novità riferite non solo a quelli di Fano, ma anche dei comuni limitrofi. Abbiamo ascoltato la rappresentante del Comitato dei Genitori, Lucia Tarsi. Eravamo rimasti la settimana scorsa con la promessa dell'assessore che a brevissimo, dentro, aveva detto 2 o 3 giorni, si sarebbero aperti dei centri. Bene, oggi, che è il 15 giugno, dei 6 centri ne sono aperti soltanto 2. Stiamo parlando di centri disabili e stiamo parlando di una criticità molto importante, soprattutto per quanto riguarda i disturbi dello spettro autistico, perché ci sono ragazzi che hanno assoluto bisogno di rientrare in una struttura diurna. E a Fano, vi ricordo che ce ne sono soltanto 2, bene, su 2 centri di Fano, 1 è chiuso e 1 è aperto. È aperto il centro San Lazzaro, è chiuso il centro Itaca, e a quanto sembra il centro Itaca rimane chiuso per disorganizzazione interna e non si sa quando riaprirà e se riaprirà. Un altro tema sicuramente molto importante è legato ai ragazzi di Fano, residenti a Fano, con disabilità grave, che negli anni scorsi hanno dovuto comunque iscriversi ai centri fuori Fano. Ora, in qualità di cittadini fanesi, finiscono per avere meno diritti di tutti gli altri cittadini fanesi. Perché? Perché i centri diurni della Vallata, e quindi quelli legati all'ambito numero 7 che fa capo a Fossombrone, ancora sono incredibilmente più indietro nell'organizzazione e nella riapertura dei centri di Fano. E la prima riunione utile sarà mercoledì mattina, quindi ci auguriamo che da quella riunione i sindaci dell'ambito 7 e i coordinatori dell'ambito 7 diano finalmente il benestare alla riapertura, perché questa riapertura coinvolgerà non solo i ragazzi dell'ambito 7, quindi dei comuni di Fossombrone, Sant'Ippolito, Montefelcino, ma anche alcuni ragazzi che vivono a Fano e sono ragazzi che comunque non hanno potuto iscriversi ai centri fanesi. Domani ho chiesto già di fare un'interrogazione orale urgente in Consiglio Comunale perché l'assessore Tinti ci possa chiarire definitivamente quali sono le tempistiche.
Dovrà anche chiarirci un'altra cosa importante, perché i centri estivi per i bambini normodotati partono oggi, mentre per i bambini con disabilità ancora non si sa quando partiranno. Questa è una gravissima discriminazione. I bambini con disabilità hanno gli stessi diritti dei bambini normodotati di partecipare ai centri estivi. La Camera di Commercio delle Marche ha presentato i dati della situazione economica delle imprese del territorio dopo il lockdown. In questi mesi di emergenza sanitaria ed economica, la Camera di Commercio delle Marche si è impegnata per rafforzare il supporto alle imprese e al territorio, continuando l'erogazione online dei servizi, ampliando l'offerta di attività formativa, garantendo in presenza alcune attività con tutte le misure di sicurezza imposte dalla situazione. La capacità di fuoco di questa Camera di Commercio è stata importante, perché abbiamo potuto reagire con un investimento di circa 8 milioni di euro, di cui 5 destinati nella fase iniziale al credito, in particolare per le piccole imprese, e anche al microcredito per combattere l'usura. Gli ultimi dati diffusi dall'Istat ed elaborati dalla Camera sull'export registrano un meno 9,5% rispetto al periodo gennaio-marzo dello scorso anno, dove l'interscambio commerciale marchigiano è già in affanno nei primi tre mesi dell'anno, con un risultato trimestrale pari a 2,7 miliardi di euro. Tutte le province delle Marche fanno riscontrare andamenti tendenziali sfavorevoli. Principale mercato di sbocco per le produzioni pesaresi rimane l'Europa, con Francia e Germania. Le Marche si sono attestate intorno al 9,3, la provincia di Pesaro è un po' superiore all'8, quindi ci siamo difesi abbastanza in un modo più o meno uniforme in tutto il territorio regionale. Il settore della meccanica e del mobile pesarese registra un risultato buono dell'interscambio commerciale, se non fosse stato per il lockdown. Il mobile chiude il 31 marzo con un più 3%. L'azienda speciale, per non far perdere questa crescita frenata, ha messo in campo diverse strategie. Fare dei webinar mirati che possano, da un lato, formare sempre di più i nostri imprenditori, di fargli mantenere i mercati che avevano prima, con contatti anche B2B in piattaforme dedicate online, quindi un lavoro straordinario a supporto degli imprenditori, soprattutto nei prossimi mesi, perché non si rinizierà a viaggiare così facilmente. Tutto fa pensare che da qui alla fine dell'anno non ci saranno fiere internazionali a cui presenziare, e noi dobbiamo in questo momento supportare le aziende per non perdere quei contatti e quella competitività che invece a inizio anno era presente nel nostro territorio e nella nostra regione. La Regione Marche ha autorizzato la fusione di Monteciccardo con Pesaro a partire dal 1° di luglio. Lo comunica il consigliere regionale Andrea Biancani, area PD, riferendosi ad una delibera approvata oggi dalla Giunta. L'iter legislativo si è avviato dopo l'esito favorevole del referendum dello scorso 19 gennaio, con l'82% dei sì alla fusione registrato a Pesaro e il 79% a Monteciccardo. Con l'incorporazione, il comune pesarese subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, in particolare per beni demaniali e patrimoniali. E adesso parliamo invece del bonus bici, una delle misure per il rilancio dell'economia più chiacchierate. Come fare per averlo, questo bonus, da chi si dovrà andare e chi lo erogherà? A questo riguardo c'è ancora però molta confusione tra utenti e commercianti. Di tutte le misure contenute nel decreto rilancio, quello del bonus bici e monopattini è quello che ha acceso maggiormente, anche con toni sarcastici, il dibattito politico tra opposizione e maggioranza, tralasciando l'opportunità o l'appropriatezza di questa iniziativa post-Covid. In mezzo però ci sono i cittadini e gli operatori commerciali che, al di là di essere certi che il bonus esiste, altro non sanno. Il bonus è un contributo per un ammontare di massimo 500 euro che copre fino al 60% della spesa sostenuta per comprare un mezzo di mobilità sostenibile. L'articolo 33 del decreto specifica che è valido per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, tra cui anche monopattini, hoverboard e Segway, e mezzi di mobilità condivisa. Possono essere acquistati anche veicoli usati. Ma sulle procedure, chi, come e quando farlo, c'è molto disorientamento, specialmente tra i commercianti del settore.
Noi ad oggi come categoria negozianti non sappiamo niente, al che un po' di domande ce le siamo fatti, perché abbiamo letto nella fase 2 il negoziante si deve accollare il bonus. Un attimo ti fa pensare, dopo 2 mesi di fermo, siamo ripartiti le difficoltà che ci sono, ora dobbiamo anche subirci di accollare questo bonus, un attimo ti mette un po' nei pensieri, anche perché non sappiamo niente, quindi non sappiamo come fare, come aderire, quando ce li daranno, se ce li daranno, al che ho iniziato un po' ad indagare. Gli ho scritto esattamente, dopo un minuto mi ha risposto, ma era meglio che non mi rispondeva, perché sono rimasto alquanto scioccato, perché qui è l'email, infatti ho anche nero su bianco perché non voglio andarmi a dare una zappa tra i piedi da solo. Quindi su questo bonus ci sono dei chiarimenti non molto chiari ancora. Se un negoziante non aderisce alla fase 2, quindi se un negoziante non ha voglia di far da banca allo Stato, di anticipare dei soldi, tutti i clienti che hanno acquistato la bici possono richiedere il bonus? No. Su nero su bianco, ma risposto di no. Chi inserisce prima la pratica avrà diritto a questo bonus. Oggi ho anche letto che adesso questa procedura la vogliono togliere, ma vogliono mettere ed inserire la data di fatturazione. Cosa peggio che peggio, perché ancora ci sono persone che veramente necessitano di questo bonus per andare a lavorare che devono avere la cassa integrazione. Se in un giorno, nella seconda fase, vengono richiesti più bonus rispetto al plafonne, la domanda è: noi negozianti c'è la possibilità che non veniamo rimborsati? La risposta: sì, possibile. Una volta finiti 120 milioni di euro, ciao. Quello che voglio dire al cittadino: se per caso il bonus non riesci a prenderlo, non arrabbiarti con il negoziante, a meno che non ha fatto il furbetto e ti ha detto compra la bici e prenderai il bonus. Poi, se da qui a quando aprirà il sito cambierà qualcosa, e lo spero, poi lo vedremo. Damiano Bartocetti è stato nominato all'unanimità presidente provinciale dell'Umpli. A Fermignano si è tenuta l'assemblea straordinaria, la prima in Italia dopo il Covid-19. Viva la provincia di Pesaro Urbino e viva le prove! Prime a farlo in Italia, le 68 proloco della provincia di Pesaro e Urbino si sono riunite domenica, nel rispetto delle norme di sicurezza, al Pala BCC di Fermignano. Un'assemblea straordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per l'elezione del comitato provinciale e la discussione della ripresa delle attività dopo l'emergenza Covid-19. Approvato all'unanimità il rinnovo della presidenza Damiano Bartocetti, che guiderà per altri 4 anni il Consiglio Provinciale Umpli insieme al team che ha saputo rendere fondamentale l'impegno dei 5.000 soci delle Proloco. Soddisfatto della fiducia, Bartocetti ha illustrato i risultati raggiunti. Il bilancio 2019 è stato chiuso con un più 5% rispetto all'anno precedente. Numerose poi le iniziative messe in campo dal comitato. La punta di diamante rimane il Natale che non ti aspetti, che nell'ultima edizione ha riunito in un'unica proposta le iniziative di 18 territori, raggiungendo oltre 300.000 visitatori. Da marzo invece, come ha spiegato il presidente, sono stati annullati circa 400 eventi a Pesaro e Urbino. Appena c'è stato possibile abbiamo ripreso il nostro lavoro, ha detto, a partire dall'accoglienza turistica. Ora siamo pronti a dare il nostro contributo per la fase 3. La prima assemblea in Italia e anche il primo presidente ad essere eletto dopo il Covid in Italia, quindi abbiamo sempre il primato e siamo sempre in prima fila. Beh, una grande soddisfazione, un grande orgoglio per le nostre Proloco, per il nostro territorio. Poi oggi doppio orgoglio per così l'encomio arrivato dal Consiglio regionale delle Marche, dal vicepresidente che riconosce l'impegno di questi 4 anni nella mia persona. Beh, una grande giornata straordinaria, ma soprattutto il pensiero che rivolgo alle nostre Proloco, e ai nostri volontari, alle nostre famiglie per l'impegno, e un grazie di cuore al vicepresidente del Consiglio Renato Claudio Minardi, che da sempre vicino al territorio, da sempre vicino alle Proloco, da sempre un grande padrino e ormai lo possiamo definire anche un presidente onorario delle Proloco della nostra provincia. E Minardi, che era presente alla riunione, ha consegnato a Bartocetti, a nome dell'Assemblea regionale, il riconoscimento per l'encomiabile impegno speso in 4 anni con grande passione e abnegazione a servizio della comunità. Un importante esempio di volontariato e rappresentanza di tutto il sistema delle Proloco. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Le Proloco,
l'Umpli provinciale, l'Umpli regionale e la Regione Marche per fare di questa nostra regione una potenza dal punto di vista turistico. Le Proloco sono un presidio del territorio, una presenza del territorio che è indispensabile, che altrimenti rischieremmo di impoverire. Ecco, le Proloco sono una grande realtà, quindi grazie al lavoro che fanno tutti i volontari, di presenza sul territorio e di servizi sul territorio, e grazie anche a chi li coordina. Damiano, io l'ho sempre definito una macchina da guerra, uno che ha una grande passione e che in questa terminologia racchiude tutta la bellezza e la bontà di fare qualcosa per gli altri. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha firmato nel pomeriggio il decreto con il quale, a partire da oggi, dà la possibilità di riaprire le attività relative a spettacoli aperti al pubblico in sale cinematografiche, teatri, sale da concerto, circhi, arene e spettacoli in genere anche viaggianti. Sono consentite inoltre le produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali, quelle teatrali e di danza, nonché le attività di bande e cori. Queste iniziative, comprese le prove, possono essere svolte nel rispetto della legge in tema di sicurezza sanitaria e di contenimento del contagio. Il decreto stabilisce che le eventuali modifiche del numero massimo consentite di spettatori potranno essere effettuate in base alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi interessati. E oggi hanno riaperto ufficialmente anche i centri estivi. A Fano il CSI conta già 300 bambini suddivisi in 4 delle 8 sedi presenti in città. Dopo mesi a studiare protocolli e a elaborare piani di lavoro in sicurezza, questa mattina sono ripartiti i centri estivi gioco e sport targati CSI Pesaro Urbino. Il comitato con sede a Fano e presieduto da Marco Pagnetti ha aperto le porte a 4 delle 8 sedi presenti in città. Già iscritti oltre 300 bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dall'ente, ma anche di quanto l'esigenza delle famiglie verso questo servizio sia sempre più sentita, specialmente dopo i mesi di lockdown. Oggi sono ripartiti 4 centri estivi, precisamente qui al Circolo Tennis, al palazzetto di San Lazzaro, la palestra di Bellocchi, che noi gestiamo anche quella, e a Piazza Italia, qui proprio qui dietro l'angolo. Dal 22 partiranno anche altri centri, per poi concludersi con il 29 con il Berardi. Volevo ringraziare tutta l'amministrazione comunale, i servizi educativi e l'ASUR per averci dato questa possibilità di poter aprire in tempi anche stretti, dandoci tutta la documentazione necessaria in tempi brevissimi. Ringrazio tutti i dirigenti scolastici, ringrazio il Circolo Tennis per averci dato l'ospitalità qui, e ringrazio tutti i miei collaboratori, in particolar modo Pietro Giorgi, che è il mio coordinatore di tutti i centri estivi, che veramente ha fatto un signor lavoro in questo periodo, e adesso ne avrà ancora di più, perché giustamente, essendo partiti, bisogna stare un po' attenti a tutto il discorso attività e quant'altro. E così, come previsto dalle direttive, ogni gruppo sarà composto da 5-7 ragazzi e per ogni struttura è stato nominato un Covid manager, cioè un soggetto che avrà il compito di vigilare affinché tutto si svolga nel rispetto delle norme anticontagio. E siamo partiti con i mini gruppetti, con attività che prevedono il distanziamento, e abbiamo anche linee guida da parte del CSI nazionale con un progetto Safe Sport, dove vengono previste delle attività come gli sport, basket, calcio, pallavolo, però mantenendo le distanze senza contatti. Gli operatori nostri hanno seguito i corsi del SEA Gruppo per il Covid-19, tutti specializzati, hanno fatto anche i corsi proprio del CSI nazionale per mantenere il distanziamento e partire alla grande con i gruppetti e tenendo appunto il distanziamento come regola di base. In particolare per i bambini che frequentano questo centro estivo alla Trave c'è un'opportunità in più. Sempre compreso nella nostra offerta di fare un corso di tennis con il maestro Federico Cinotti. Grazie ad uno staff di oltre 80 persone, hanno precisato Pagnetti e Giorgi, le iscrizioni rimarranno aperte. Ricordano inoltre alle famiglie che in caso di più figli sono previste delle scontistiche particolari. Centro estivo del palazzetto sembrerebbe andare tutto bene. Abbiamo raggiunto una 50ina di iscritti, divisi tutti per gruppi. E ognuno ha il suo educatore e le attività purtroppo non sono quelli dell'anno scorso, ma comunque sempre divisi per gruppi cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per noi. C'è comunque tranquillità tra i bambini?
Sembrerebbe di sì, dai, oggi sono arrivati, sembravano tutti tranquilli, abbiamo parlato, abbiamo cercato di parlare con loro, abbiamo scelto le regole tutti insieme e sembrerebbe esserci un buon clima, dai. E questo era l'ultimo servizio in scaletta del nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Ma restate con noi perché dopo le previsioni del tempo c'è Primo Cittadino con l'ospite di questa sera che è il sindaco di Valle Foglia, Palmiro Occhielli. Grazie per averci seguito. Arrivederci.